amici e benvenuti in questo nuovo video. Dopo tanta attesa e tantissima richiesta, finalmente vi sto portando questo video un po' particolare e tecnico, direi, oltre che particolare. Per l'appunto, infatti, parleremo delle differenze di guida tra kart e formula. Adesso io proporrei di vederci un giro, un full lap con il kart. Sono tornato indietro nel vecchio 2016, quando con il kart ancora camminicchiavo. E beh, a parte la nostalgia, ragazzi, era il campionato italiano 2016, io correvo nella 125 Club e quell'anno devo dire che sono andato abbastanza forte, tanto che vinsi la prima tappa lì a Sarno. Per l'appunto vi delizio con questo giro, sperando ovviamente che vi piaccia, ma penso di sì, visto che l'altro video che è caricato su YouTube da buon vecchio 2016 sta portando buoni riscontri. Quindi io direi, abbassiamo la visiera e andiamo dentro. Sicuramente, beh, notare, c'è poco da fare in kart. Se sbagli una curva hai buttato all'aria tutto il giro, se sbagli un ingresso, sbagli una marcia o quel che sia, anche in macchina, anzi io in macchina ho perso una gara, vabbè, lasciamo perdere. Comunque anche in macchina perdi, ma con il kart perdi tanto tanto di più. Qui parliamo su Sarno, che è 1,6,99 km, che rientra infatti per il limite internazionale di fare le gare, perché i circuiti di kart devono essere massimo 1,7 km di lunghezza, e infatti appunto Sarno è 1699 metri. Detto ciò, io adesso vi vorrei mettere a confronto per l'appunto il giro di qualifica della gara di Varano con le PC015. Non ho preso neanche in considerazione le PC010 dello scorso anno, infatti c'è una bellissima differenza tra la macchina dello scorso anno e quella di quest'anno. Quella di quest'anno è più macchina che si avvicina ad una formula. Comunque, vi lascio il video e sarete poi voi a rendervi conto della differenza tra kart e formula. Tra kart e formula ce ne sono illimitate.
Forse il motivo per cui tante persone probabilmente pensano che il kart sia molto simile alla formula da guidare, o perlomeno nella nostra formula, non c'è il differenziale. Infatti sono ambedue a trasmissione ad asse, quindi pignone, catena, corona. Tutto qui, semplicissimo, banale. La principale differenza che troviamo tra kart e formula sono senza ombra di dubbio le sospensioni. Infatti in formula troviamo la sospensione. Nel caso della nostra Formula Predators troviamo due sospensioni indipendenti al posteriore ed una singola sospensione all'anteriore, che però è collegata con le molle antirollio proprio sotto di esso. Sicuramente un'altra similitudine che c'è tra kart e formula, bene o male, è la frenata. Benché le masse siano abbastanza diverse, infatti il peso tra kart e pilota di 180, 175, 185, bisogna vedere, però in media siamo intorno ai 180 kg, mentre in formula con macchina e pilota siamo intorno ai 450, 460 kg. Per l'appunto troviamo due dischi indipendenti all'anteriore e un disco messo sull'asse posteriore, e infatti per questo motivo la frenata è molto 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 simile. Una cosa che mi ha messo molto a disagio nel primo periodo in cui sono passato dal kart alla formula è stata la cambiata. Avendo il sequenziale normale, io abituato al kart avevo altre tempistiche, infatti la macchina non riusciva a starmi dietro. Nel primo periodo utilizzavo il cutoff, che è quello che tuttora utilizzo, però prima dava problemi, non riuscivo mai a configurarlo, aveva delle tempistiche troppo lente, a volte non entrava, a volte non funzionava, a volte non entravano le marce, a volte uscivano, un macello. Quindi abbiamo deciso di staccarlo totalmente ed andare senza, proprio perché il mio tempo di cambiata era molto molto più rapido rispetto a quello della vettura. In quanto a difficoltà di guida e in quanto a stanchezza, il kart ti distrugge tanto di più. Bene o male la macchina, essendo che sei cintato all'interno della macchina, il tuo movimento è minimo, diciamo che hai un movimento di braccia, spalle, però è molto ridotto, almeno in Predators, rispetto alla stanchezza non è mai 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 equiparante a quella del kart. E poi per finire, bene o male, richiedono ambedue una guida molto molto pulita, più scorrevole possibile. Benché il kart abbia delle traiettorie molto molto ristrette rispetto alla macchina, richiede una precisione allucinante. Sorvoliamo però sul telaio. Quello che più riesce tanto 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 a rendere il kart speciale, ragazzi, è l'accelerazione, perché come vedrete vi ho messo un pezzo di video di una gara, di una partenza di una gara. L'accelerazione che hai con il kart fa paura, ti toglie i sentimenti, tanto che sceso da un kart sali su una qualsiasi vettura stradale ti sembra di essere fermo, fermo che non cammini proprio. Proprio per questo motivo i tempi di reazione nel kart sono molto molto ristretti. Bene o male in macchina hai il tempo di pensare che cosa fare, che cosa non fare, dove provare un sorpasso o dove non si può provare. Con il kart devi andare distinto, se ti senti che sei dentro devi entrare, altrimenti o hai perso la gara o hai perso la posizione, cioè devi provare. Con il kart devi provare in tutti i modi. Quando hai un buco, quando hai uno spazio a disposizione, devi entrare dentro. Con la formula, appunto, come vi ho poc'anzi detto, puoi prendertela molto con comodo, o meglio, non è che ti puoi prendere là il caffè sul dritto, però bene o male hai molto 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 più tempo di ragionare, poter studiare la situazione e capire dove il tuo avversario riesce ad essere più lento di te o quello dietro riesce ad essere più veloce, in modo tale da poter chiudere e poter contrastare un attacco in qualche modo. Poi per l'appunto, anche per chi viene dietro, con la macchina abbiamo gli specchietti, con il kart se ti giri a guardare dietro, in primis io avevo mio padre che mi riempiva di schiaffi ogni volta che rientravo io poco poco mentre stavo girando, facevo così, quando rientravo erano 4 schiaffi da parte di mio padre minimo. In macchina hai modo di guardare gli specchietti, quindi già è un ottimo punto avanti.
la gara del trofeo di Val Vibrata, il trofeo di Ferragosto. E una partenza spettacolare. Poi vabbè, con il kart sono sempre state il mio forte le partenze, cosa che in macchina a quanto pare no, o meglio non come nel kart. Però, come avrete potuto ben vedere, pur partendo dietro, riesce a recuperare una miriade di posizioni alla prima curva, seconda curva. Purtroppo, però, poco dopo succede questo. Patatrack. Riuscito a ripartire, ormai la gara è compromessa. La botta non c'è stata perché io mi sono appena appoggiato, ma ogni modo la gara ormai è andata. In macchina, bene o male, sempre per i tempi di reazione più lenta, riesci bene o male a fare qualcosa. È ovvio, poi se uno ti si gira di tronco davanti, ben poco riesci a fare. Dunque, per rispondere alla domanda che in tanti mi avete posto, ovvero che cos'è meglio, kart o formula? Beh, le differenze, come avrete potuto ben vedere, sono molteplici. Bisogna sempre valutare in base alla disponibilità, in base a che cosa muove la nostra passione, che cosa c'è dietro la nostra passione. E, amici miei, purtroppo il motorsport è un mondo balordo in cui tanto o tutto probabilmente gira dietro alle disponibilità economiche. Se non c'è disponibilità, io vi consiglio, prendete un kart. Che con 1.000 euro lo prendete, vi andate a divertire la domenica e senza ombra di dubbio vi divertirete come dei matti. Detto ciò, il nostro video finisce qui, però mi raccomando, rimanete aggiornati perché tra una settimana saremo di nuovo in pista per i test ad Adria. Ciao ragazzi e alla prossima!